questa terra tutto è ancora fertile, ogni colore più bellezza dà. In questa terra tutto è fragile, ogni teoria ha un'altra verità. Umane transumanze, donne e uomini si spostano su nuovi territori, coloreranno gli orizzonti nordici di neonati e amori mescolati. Ma che meraviglia è questa vita, che comunque vale tutta qua. Ma che meraviglia l'esistenza, è come un treno di felicità. In questa terra tutto è ancora fertile, e il fiore dell'incertezza abbondanza dà. I grattacieli, poesie neoclassiche, sculture futuriste nella città. E in mezzo a tutto questo c'è il sentire, l'essenza stessa dell'umanità. E in questo quadro tridimensionale tutto si muove in piena libertà. Ma che meraviglia questa vita, che comunque vada è tutta qua. Ma che meraviglia l'esistenza, è come un treno di felicità. Ma che meraviglia questo mondo, che comunque vada girerà. È un meraviglioso giro tondo, è proprio un treno di felicità. Popolazioni, intere regioni, gente che parte, gente che arriva, emigrazioni di esseri umani, infanti viaggianti e donne che amano, donne che amano, comunque amano. Ma che meraviglia è questa vita, che comunque vada è tutta qua. Ma che meraviglia l'esistenza, è proprio un treno di felicità. Ciao a tutti amici e bentornati sull'astronave per questa nuova puntata di Diario di Bordo. Oggi siamo veramente felicissimi di avere in studio un ospite eccezionale davvero, veramente. E naturalmente come sempre prima di cominciare vi invito a iscrivervi al nostro canale, mettere un like a questa puntata se vi piacerà. Ora torniamo a noi. Siamo veramente orgogliosi di avere in studio oggi Tony Canto. Ciao Tony. Ciao, e benvenuto. Ciao, orgogliosi. Sì, dai, sì, sì, assolutamente orgogliosi. Tony, innanzitutto per presentarti un po' al nostro pubblico, sì, ci tengo a dire che sei un cantautore, ma insomma diciamo che sei molto di più, sei un produttore, lavori con il cinema, il teatro, nella tua carriera hai fatto veramente tantissime cose. Nella tua carriera di produttore, se vogliamo insomma menzionare alcuni nomi, il tuo connubio con Mario Venuti viene da molto lontano, hai fatto tantissimi lavori per lui, e poi il lavoro per Mannarino, hai prodotto Mannarino. Ora, parlacene un po' se vuoi, perché sicuramente i nostri amici che ci ascoltano sono molto curiosi, sì, di sapere. Diciamo che il lavoro cosiddetto dietro le quinte del produttore è quello che mi affascina particolarmente, perché è scevro dalla responsabilità di mettere la propria faccia, diciamo, e forse sono più un caterpillar sul lavoro degli altri che sui miei, perché il produttore artistico è un po' come il regista, no? Cerca di valorizzare l'attore, cioè almeno io faccio così, di non sovrappormi all'artista che ho davanti, ma cerco di tirargli fuori le cose proprie che ha per sua natura, che forse è un po'... la vita, anche quello che ti dicono ti fuorvia da questa cosa. Quindi principalmente ecco, è un lavoro psicologico, artistico ed etico. Poi si sovrappone quello musicale di arrangiamenti, che comunque è una cosa che mi piace molto, ma anche lì l'arrangiamento deve rispecchiare
il percorso psicologico e di vita, secondo me, della persona che è davanti. Quindi è veramente molto affascinante. Sì, ho prodotto 4 album di Alessandro Manarino, dal primo fino a Apriticielo, ancora oggi collaboro. Ed è un, per esempio, lui è stato nella mia vita molto importante, perché è molto puro, ecco, è un poeta puro. Quindi lui, per esempio, sai, Gaber ha fatto il teatro canzone. Secondo me lui ha fatto la canzone teatro, cioè lui crea dei personaggi che si muovono all'interno di canzoni. E è molto affascinante. Mario Venuti, sì, moltissime condivisioni musicali, ma tanti altri. Tra l'altro, vi anticipo che mi piacerebbe ospitare in questo set un artista che ho avuto il piacere e l'onore di produrre. Sarebbe fantastico. Sì, dai. Sono certo che passerà da qui. Mi aveva detto che sarebbe passato. Chissà, noi quest'artista l'aspettiamo a braccia aperte. Okay. Ora, torniamo un po' a te, sì. E magari anche al tuo percorso di cantautore. Hai realizzato negli ultimi anni 2 lavori discografici, 2 dischi di tue composizioni, che in qualche modo sono anche molto legati l'uno all'altro, no? Uno, il primo disco che è Moltiplicato e che hai registrato nel 2017, ti ha portato appunto a fare una tournée in Brasile, che in qualche modo ha concretizzato e realizzato il secondo lavoro, no? Raccontaci. Sì, io ho fatto 5 album in totale. Il penultimo si intitola Moltiplicato, come dice che nominavi tu. Ed è un album che ho fortemente voluto, perché è un album chitarra classica, voce, quintetto d'archi e una percussione minimale. Nell'epoca del digitale, in cui io stesso uso il digitale nelle produzioni spesso, no? Certo. Però ho voluto fare questo album, c'è un fatto, mi piace questa parola etica, lo uso spesso, non so perché. Perché ho pensato, io ai miei figli voglio lasciare un ricordo di me così come avrei voluto che fosse, naturalmente, no? Senza inseguire nessuno, senza ambizioni di sorta, di successo. Ecco, se io dovessi sentirmi cullato, mi sentirei cullato dalla mia chitarra e un quintetto d'archi. E quindi l'ho voluto fare per questo. Chi lavorava con me, intorno a me, mi diceva: ma guarda, ci facciamo un autogol, perché cioè, questa cosa cameristica con la chitarra, queste canzoni così, cioè, è veramente difficile oggi come oggi. E questa cosa mi dava ancora più forza, che io ho sta cosa del salmone, devo andare contro. Il fatto che io faccio il produttore mi rende libero, diciamo, da un punto di vista invece personale, cantautorale, di fare veramente quello che voglio. E devo dire che quando una persona, questo almeno secondo me, fa una cosa in cui crede, si canalizza, diciamo, in questa cosa fa dei giri larghi, ma poi approda. E mi ha portato appunto in Brasile, che è la mia seconda patria putativa, diciamo, inconsapevolmente. E si sente, quando, tu scrivi e suoni, questo legame profondo si sente tantissimo. Sì. E lo apprezziamo. Grazie, grazie. E mi ha portato a fare una tournée lì nel 2020, esattamente poco prima che esplodesse il Covid. Quando sono atterrato in Italia, dopo 10 giorni è esploso il Covid. E lì, mentre facevo questa tournée, ho pure registrato un altro album, che è Casa do Canto, che è l'ultimo, che è uscito nel 2022, con grandi ospiti, Chico César, Celso Fonseca, musicisti strepitosi come Jacques Morellenbaum, Marcelo Costa, Dadi Carvalho, persone che, insomma, suonano stabilmente con Caetano Veloso, Maria Bethania, Gilberto Gil, insomma, livelli sono questi. Quindi per me, io mi sono sentito, cioè, personaggi che io ammiravo da lontano, ascoltavo, conoscevo, mi sono ritrovato lì con loro in studio, tutto naturalissimo. E quindi la vita è stata molto generosa con me, quindi, insomma, sì, ho fatto 2 album che sono usciti per un'etichetta brasiliana, si chiama Dubas Musica, che mi piace citare perché hanno creduto molto in questa cosa. E sai, in Brasile la musica non è un orpello auditivo, è un fatto serio, anche se uno lo fa ridacchiando, è un fatto serio, cioè un fatto che fa parte dell'essere vivi, ecco questo. Fantastico, allora direi che a questo punto non desideriamo altro che ascoltare la tua musica. Grazie. Quindi, a te. Allora vi faccio una canzone, si intitola Luna, che è la mia serenata alla luna, fa parte di Casa do Canto. E la feci sentire appunto in studio e mi dissero, gli ho proposto, la registriamo questa? Allora, sì, mi ricorda via, non so perché nel loro immaginario pensavano Via Veneto, La Dolce Vita, quindi evidentemente abbiamo un DNA felliniano, melodico, che da lontano viene riconosciuto. Comunque, bando alle ciance.
ancora tutto perso. Forse dovrei dare ancora un senso. Tutto mi parla, tutto suggerisce. Poi alzo gli occhi al cielo e vedo te. Luna, 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 dammi luce, luce, luce. Portami con te nel tuo universo in bianco e nero. Eri così già mille anni fa, mentre noi cerchiamo chissà chi e perché. Forse è stato solo un malinteso. E dovrei levarmi questo peso. Poi io ti guardo là, sei senza gravità. Luna, 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 dammi luce, luce, luce. Portami con te nel tuo universo in bianco e nero. Eri così già mille anni fa, mentre noi cerchiamo chissà chi e perché. Luna, così non va. Tu che hai una certa età, fa che tutto ti somigli un po' di più, di più. Adesso io non guarderò che te. Luna. 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 Ok, adesso io avevo in mente di farvi ascoltare una mia versione di un brano italianissimo del 1932, che è un brano che da piccolo passava così nei film, così lo ascoltavo in televisione, e mi ha sempre affascinato per la sua melodia marcatamente italiana, così cullante, no? A mio avviso la sua versione più bella, l'hanno cantata veramente tutti, perfino Pavarotti, però la sua versione più bella rimane forse quella originale, che è quella cantata da Vittorio De Sica nel film Gli uomini che mascalzoni. E io ho sempre visto in questo testo e in questa melodia un atteggiamento di saudade, diciamo, di sottomissione romantica, come la Beatrice Dantesca dell'uomo nei confronti della donna. E quindi così io ho creato questo tappeto con armonie marcatamente brasiliane e con un andamento più bossa nova rispetto a quello originale, che invece è un valzerino. Mi piace farvela sentire, e anche questa è inclusa nel mio album Casa do Canto, e lì la canto in duetto con Celso Fonseca, e l'ho costretta a cantare parole italiane vetuste che perfino gli italiani spesso non ascoltano, ecco.
sei bella, più bella stasera, Mariù. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sento vicino, perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mariù. La mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più, parlami d'amore, parlami, parlami d'amore. So che una bella maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che mi importa se il mondo si burla di me, meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te, sì, con te. Parlami d'amore, Mariù. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, parlami, parlami d'amore, Mariù. Questo forse è un brano che più di altri mi rappresenta, perché cavalca quella che è la melodia italiana col tessuto armonico gentilissimo, molto filo brasiliano, molto João Gilberto, che per me è stato il mio faro, veramente. Perché questo legame che ho col Brasile è nato una volta, credo avessi 14 anni, in radio hanno passato João Gilberto, pensate, preistoria, può essere mai che in radio adesso passano João Gilberto? No, non può essere. E invece ho avuto questa fortuna e sono stato folgorato da questa onda che cavalcava, che era leggermente sopra il silenzio, ecco. E quindi immediatamente ho capito che il silenzio è la nota più bella, e scrivere sul silenzio è una grossa responsabilità. Ed è importante, un foglio bianco, ti si consegna un foglio bianco e devi scrivere delle cose. Io l'ho vissuto un po' così.
E quindi sono nate molte composizioni su questa, forse su queste ispirazioni, no? Però riconosco la peculiarità, riesco a vedere un po' dall'esterno questa peculiarità che abbiamo noi italiani del senso melodico, che è un fatto di DNA. E quindi un po' la mia musica è un connubio tra questo senso melodico italiano e appunto questo gusto per queste armonie. E mi piacerebbe farvi ascoltare se avete resistito fin qui, forse andrete avanti. E vi faccio ascoltare una mia ballad che dà il titolo al mio penultimo album, che si intitola Moltiplicato. Nascere come se fossi un altro, con la verginità di uno sguardo stupito per un raggio di sole nell'inverno che c'è. Nascere ancora, disperdendomi dentro infinite esistenze, per trovare ogni volta una parte di me. Tutto quello che so è che il mio destino è straordinario, è stato tutto necessario, viver così moltiplicato. Tutto quello che so è che la bellezza mi sorprende e la mia vita vi si arrende con devozione ed umiltà. Crescere come un albero nuovo che ricordi non ha un prima né un dopo, ma un'antica coscienza della terra e di sé. Tutto quello che so è che ogni destino è straordinario, che tutto ha un fine necessario e vive qui moltiplicato. Tutto quello che so è che la bellezza ci sorprende ed ogni vita vi si arrende con devozione ed umiltà. Insieme a me rinascerà. Vivere e rinascere e rinascere e rinascere. Ok, adesso voglio un po' parlarvi velocemente della mia schizofrenia. Appunto, io sto con un piede del cervello e dell'anima in Sicilia, perché io sono sicilianissimo, e con un piede in Brasile. Un po' faccio un ponte, ecco, un ponte realizzato questa volta, perché
effettivamente così. Ci sono molte similitudini tra l'essere siciliano e l'essere brasiliano. Non so se è una questione di clima anche. Un po', io vedo un po' che il sud del mondo ha qualcosa in comune. Non voglio fare quello che dice noi del sud, no, però c'è un vento particolare, ecco. E dove forse, più che la filosofia del tempo e denaro, c'è la filosofia del denaro e il tempo. Tutto il tempo che noi abbiamo è moneta, ecco, più tempo abbiamo più ricchi siamo, forse questo non è un fatto di climatico. E allora vi voglio fare sentire una canzone marcatamente siciliana, da me scritta, sul, diciamo, un omaggio che ho fatto alla mia città, che è Messina, che nel 1908 è stata totalmente distrutta da un terremoto, ha fatto 80.000 morti. E veramente sarei felicissimo, perché mi dicono che è arrivata qua negli studios, di accogliere con me la mia carissima e migliore amica Elisa Ridolfi, che quatta viene qua e si siede, giusto? È stato bello ascoltarti. Grazie. Non sono comparsa adesso. Ecco. Poi di lei dirò una cosina veloce, dopo che magari facciamo okay. Sto brano. Intanto, ciao Tony. Ce la cantiamo? Sì. Tu sei marchigiana? Sì. E mi canti in siciliano? Sì. Vabbè, ma tu sei poliglotta. No. Tu vieni dietro e dai una mano, perché okay. Io ho il sound nelle orecchie, ma le parole precise no. Vabbè, faccio il suggeritore. Però è un gran pezzo, quindi a me piace tanto. Grazie. Facciamolo. Vai. 1908, sì. Ok. Vado. Vediamo che accade. Vai, sì. Ai. Corria l'anno 1908 e d'improvviso si sentì uno sciano botto. La gente se ne andava fuori dalle case, sentì la terra che tremava sotto i piedi. Ai, che mamma Dio. Messina era il porto delle naviganti, davano le merci per le commercianti, ma oramai non c'è più niente. Solo mari e le torrenti, vecchia come Dio la voce, fatta per gli sposi a punta del faro. Terra di passaggio, chi cerca il coraggio per resuscitare. Tantamila sutta di case nuove, e c'è chi dice che non trovano più pace, e che a notte si lamentano. Sì. Piange tutta la città, Petra come Dio la voce, fatta per gli sposi a punta del faro. Terra di passaggio, chi cerca il coraggio per resuscitare. Gli sposi a punta del faro. Terra di passaggio, chi cerca il coraggio per resuscitare. Ai.
1908 e d'improvviso si sentì uno strano botto. Wow ragazzi, che meraviglia, fantastico. Allora, alla fine è arrivata l'artista, Tony. Hai visto? Alla me l'avevano detto. Hai avuto questo, me l'hanno spoilerato. E come faccio a lasciarlo da solo, dai? Allora ragazzi, ci tengo subito a dire che non è un caso che no, siete qui insieme, c'è qualcosa che vi lega. Prima abbiamo parlato della tua attività di produttore, Tony, sì. E tra i vari artisti che abbiamo citato, con cui hai collaborato, ora possiamo dire che insomma, ecco. L'incontro con Elisa Ridolfi ha dato luce a un lavoro discografico che vedrà presto le stampe. Sì, guarda, con Elisa è stata una roba strana, lo voglio dire subito, perché praticamente io non ho fatto niente. Cioè, questo album si è fatto da sé, ma non sto scherzando. Lei mi mandava delle cose, io le mandavo, perché anche abbiamo collaborato nella scrittura, questa è, ecco, una cosa che non avviene sempre. Abbiamo collaborato nella scrittura e io nel mio studietto in Sicilia, lei stava nelle Marche, così... buttavo giù degli schizzi che poi sono rimasti nel disco poi riascolto e ho detto ma ste robe boh, cioè non è che ho pensato un suono, se lei mi telefonava si ridacchiava più che altro. Poi è venuta un giorno giù da me, abbiamo condiviso e limato alcune cose e basta, io non ho fatto nessuna fatica, nessun pensiero, così è nato da sé, si è costruito da sé, quindi lo guardiamo come se fosse vero o no? Sì, è un sì. Cucciolo che abbiamo trovato per strada, sì, sì, secondo sì, me sì, non lo so, l'abbiamo adottato, bisogna solo mettergli il chip, che sarebbe il CD, così non si perde, se no si perde, dobbiamo mettergli un chip. E quindi sì, veramente è stato un incontro folgorante e voglio anche dirlo, perché no, senza voler essere retorici, ho veramente conquistato un'amica, che per me difficile, non ho dei preconcetti, però non mi è mai capitato di avere amiche donne, non lo so, è un caso, cioè, forse sono un po' un orso io. Invece in lei ho trovato questa cosa veramente importantissima nella mia vita, un riferimento importantissimo. Non ci vediamo mai, non ci sentiamo mai, siamo felici così. Questo, Tony. Sì, sì, sì. E quindi io l'ho voluto invitare in questo set. Grazie. E la pregherei di condividere con me una delle canzoni che... Sì. Spiegala tu. La spiego io. Comunque sì. Parli bene, cioè era godibile, guarda, grazie. Parlo bene, sì, io penso sì, di essere sì, palloso. Sì. No, anzi, questo fatto del silenzio mi piace un sacco, perché stare è arrivato tanto nelle tue canzoni, questo stare in bilico proprio appena sopra il silenzio. Guarda che è uno stare, è una responsabilità, ma... È curioso perché crea una tensione per chi ascolta, che è rara da ascoltare oggi. Ti ringrazio, no? Ma anche parlare, bisognerebbe stare attenti a parlare. Non so, perché cioè, il silenzio è bellissimo. Sì, dopo facciamo il viaggio in macchina e stiamo zitti. Perché abbiamo zitti. Dato molto. No, noi lo rompiamo il silenzio, okay, parliamo tanto. Va bene, comunque, io vorrei fare Fili di Fado, perché per me è il brano manifesto del disco. Okay. Perché è a fil di voce, cioè okay, è un'espressività che comunque sta in quella tensione, in quell'equilibrio, che io sto ricercando, che mi piace stare in quello, lo capisco, questo tuo sentire così la musica, e Fili di Fado mi porta lì, che è difficilissimo perfetto, per certo, me. Però è molto semplice, parla della fisiologia del canto, della musica, dell'arte, che si fa da sola, basta lasciarla uscire. Che bello. Come il disco, ha fatto tutto da solo. Perfetto. Proviamo. In mezzo, ti voglio dire, lo diciamo in diretta, tanto sì. In mezzo a questo brano sì, c'è tutta un'ambientazione di un pianoforte sì, che si evolve, rarefatto, ecco, io non lo posso fare questo. No. Fai tu, ti lascio libero. Perché io... lascia fare, la chiudiamo okay, a metà. Però voglio dire che il pianoforte l'abbiamo registrato qua, tra l'altro, quindi ecco, ringraziamo Matteo Moretti, lo studio, l'astronave. Anche un basso avevate registrato qua. Sì, alle voci, abbiamo voci, dato. Sì, sì, fantastico. Curami è stato, l'anima. È stato bellissimo vederlo nascere e crescere questo lavoro in tempo reale, è stato veramente fantastico. Ora ragazzi, a voi, siamo ansiosi di ascoltarvi. Grazie Tony. Grazie a te.
di trame, fili di scialle, fili di fato, quelli che porto tra le labbra e che non lo hanno mai cantato, li voglio immettere così a fil di voce e sentirli quasi uscire e trovar pace. Li voglio mettere così a fil di voce e sentirli quasi uscire e trovar pace. Sto liberando nell'aria un pentagramma di fili d'inchiostro e come corde di chitarra me li sento vibrare addosso per poi tornarmi tra le labbra a fil di voce e sentirli farsi corde della mia voce. Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, sarei stato qui ore ad ascoltarvi, davvero. Grazie, è stato bellissimo. Anche per noi, davvero. Io ci tengo a ringraziare voi, ovviamente, a ringraziare tutto lo staff dell'astronave che rende possibile la realizzazione di questi contenuti, Nick e Alessio qui in regia audio, Andrea in regia video, Monaldo l'operatore. E ragazzi, grazie ancora e che dire, soprattutto grazie a chi ci segue da casa e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, grazie a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.